Zaccaroni Angelo, ristrutturazioni, risanamento, rifacimento, tetti. Siamo in via Torre numero 23 a Russi, telefono cellulare 339-3106-332. Parafarmacia veterinaria Faentina, da noi troverete tutto il necessario per la cura, l'igiene e la salute dei vostri amici animali, dal farmaco veterinario ai vaccini, alle vitamine, integratori, agli antiparassitari per animali da compagnia e animali da cortile e allevamento, al vostro servizio personale qualificato con esperienza decennale. Inoltre l'azienda è specializzata nella vendita di attrezzature e strumenti chirurgici, ingrosso di farmaci veterinari e parafarmacia veterinaria, quindi con possibilità di vendita al pubblico. Siamo in via Graziola 22/24A a Faenza, telefono 0546 62 18 81. Parafarmacia veterinaria Faentina, il vantaggio del grossista al privato. Macelleria Gastronomia da Valentina a San Pancrazio di Russi, da noi trovate le migliori carni nostrane e gastronomia sana e preparata con cura per voi. Siamo aperti la mattina dal lunedì al sabato dalle 6.30 alle 13, il pomeriggio dalle 16 alle 19.30, esclusi il lunedì e giovedì, chiuso la domenica. Ah, dimenticavo, amici podisti e non, domenica 12 ottobre per la podistica Trofeo dell'Uva saremo aperti anche noi dalle 6.30, vi aspettiamo con la nostra squisita porchetta in offerta e se dite che avete visto questo spot, per voi un goloso assaggio gratis. Penso che siamo gli unici in Italia che facciamo questa manifestazione ed ha un successo eccezionale. Spero che quest'anno possa andare tutto bene. Poi vi aspetto anche la domenica prossima al trofeo dell'UA, al 39esimo trofeo dell'UA. Quella sarà una gara podistica competitiva, una maratonina soltanto per i podisti. Però oggi invece è cane o accompagnatore? Come funziona? Cane e accompagnatore, anzi. Se si ferma l'accompagnatore, il cane è squalificato. No, non squalifichiamo nessuno. Appena arrivano, gli mettiamo il foulard al cane, fanno la loro garettina, poi arrivano, c'è il ristoro sia per il cane e sia per l'accompagnatore. E poi c'è il premio di partecipazione. Vogliamo dire da chi ho offerto il ristoro, perché vedo che per gli uomini, per gli umani c'è il signor Gobbi. Il ristoro è offerto dal signor Gobbi, una persona eccezionale che ha fatto un ristoro a base di panini, di ciambella, c'è di tutto. Per quanto riguarda gli animali c'è Badiali. C'è Badiali, sì. Questa parrocchia ha avuto una tradizione molto lunga nel tempo, quindi i miei predecessori, e io non ho fatto altro che continuare, hanno deciso queste cose, sollecitate anche da una festa che qui si celebra in modo tutto particolare, la festa di Sant'Antonio Abate, che tradizionalmente viene ad essere definito il patrono degli animali. Poi lungo il corso dell'anno, in una domenica, che poi è la domenica dove la Chiesa anticipa un po' quella che è la festa della Madonna del Rosario, hanno chiesto di poter fare una gara podistica con gli animali. Allora la gente trova occasione di incontrarsi, perché gli animali possono avere anche questa caratteristica di mettere insieme le persone. Oggi è così difficile metterle insieme con un clima di festa, un clima di tranquillità, quindi anche questo è positivo.
cani splendidi, uno più simpatico dell'altro, ma questo veramente attrae tutta la mia simpatia. Ma sono tutti cani comunque che frequentano dei corsi particolari anche. Meticci? Meticci, sì, abbiamo tre meticci, questo e gli altri due che adesso uno non c'è. Il grande protagonista è stato Gunda oggi. Oggi la grande protagonista è stata Gunda che ha fatto il percorso lungo, dai, tanti anni che lo facciamo. 8 credo. 8 anni, sì, 7 anni, insomma comunque più o meno da quando la facciamo. Insomma. E se le hai vinte tutte? Se le hai vinte tutte, sì. Beh, insomma. Sei più bravo, te o Gunda? Di la verità. Secondo me è Gunda. Ma Brizzole è sempre, ma l'ho visto il restyling, questi ultimi anni è sempre dimagrito la dieta ferrea. Assolutamente. No. Beh, insomma, è fantastico. Quanti anni ha? 8. E quanti anni è che fa questa gara? Penso siano 4-5 anni che veniamo, sì. Si diverte? Sì, sì, sì. Gorini un po' meno, perché di solito è abituato alle prime posizioni, ultimamente con Briciola, o schiatta Briciola. No, quest'anno ha deciso che lo faceva solo camminare, perché ha visto che l'anno scorso per circa 10 minuti non riusciva più a alzarsi, allora ha pensato quest'anno lasciamolo calmo. Si scelgono dei compromessi per stare col proprio animale. Quanto è importante per te questa giornata? Molto, molto. Un bellissimo pomeriggio. E secondo te, tu che sei la sua padrona che vive sempre vicino, lui vive vicino a te, credo, più che altro. Come percepiscono loro, secondo te, la giornata? Ma secondo me l'ha sentita, perché ha visto subito che oggi a pranzo gli abbiamo fatto il bagno, quindi l'abbiamo lavato, l'abbiamo asciugato e poi dopo siamo venuti qua, ma si è accorto subito che mettevamo il guinzaglio. Si deve far fatica. Si è accorto subito che mettevamo il guinzaglio e ora si è nascosto. Com'è andata? Benissimo. Percorso corto? Percorso corto. Primo? Primo, sì. Chi è dei due che si era allenato per primo? È andato un po' in crisi Totò dopo un chilometro, forse eravamo partiti troppo presto, ha accennato a fermarci, poi dopo è ripartito di gran carriera. E il padrone dietro? E il padrone dietro stavolta, sì. È bella questa gara secondo te? Sì, bellissima, la facciamo già, l'abbiamo scoperta per caso 5 anni fa e da allora l'abbiamo sempre fatta. E oggi primi addirittura, però l'importante sì. Era partecipare comunque. Sì, sì, certo, certo. Poi ci conosciamo tutti fra padroni e cani, ci troviamo la domenica quando facciamo le corse. Sky, che è un grande, è la mascotte del San Pancrazio, guardatelo, dopo un anno, qualche anno insomma di ferma è ritornato Sky con Padroncina. Sì, allora, Padroncina, oggi com'è andata? È andata bene. Abbiamo fatto bene adesso Sky? Sì, sta bene. Abbiamo fatto la corta perché la lunga è troppo pesante per lui. Dopo tutti i problemi che ha avuto, che è stato paralizzato, è meglio che faccia tante piccole passeggiate. E poi oggi è anche molto caldo, però sono contenta perché... Sky veramente, io l'ho visto che aveva dei problemi serissimi e dopo un bel ciclo di riabilitazione... Veterinari qua della zona? Sì, 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 è stato prima in veterinario della zona, poi è stato ricoverato a Bologna, Portoni Rossi, è stato malato 5 mesi. A me quello che fa più specie è la socializzazione che c'è tra questi animali che non si sono mai visti, in una giornata si trovano qui, oggi eravamo in 90 cani e oltre, perché ce n'erano anche che non hanno partecipato, che sono comunque venuti, quindi un centinaio di cani e tutti buoni zitti. Spiegami tu, veterinario, amico veterinario, perché? Il motivo è etologico, perché nel loro profilo etologico del cane c'è la territorialità, quindi essendo in un luogo neutro come oggi è il sagrato della chiesa qui di San Marco, tutti sono allo stesso livello, non c'è più la scala gerarchica di chi comanda e di chi è proprietario di quello spazio di territorio e quindi non avendo tempo per legittimare il proprio fazzoletto di terreno diciamo per quella che è la propria leadership, a quel punto lì sono tutti amici, sono animali sociali, il cane è tra i principali animali sociali che noi conosciamo e quindi oggi è una giornata di festa anche per loro. Stefano Badiali, tanti altri sponsor ci hanno aiutato, il Forno Gobbi è da 8 anni con noi, ci aiuta chiaramente fornendo tutto quello che c'è di buono, di dolce, di salato in un forno e dopo uno sforzo considerevole come appunto da 6 km in mezzo ai campi, in mezzo anche ai terreni arati, quindi forse terreni che non sono neanche semplicissimi da percorrere, poi hanno la possibilità di rifocillarsi con queste buone cose. Poi c'è chiaramente l'alimento anche per i cani, quindi Badiali fornisce questi. La curiosità che viene è, ma se mangiassero qualche cosa che mangiano gli umani, dà poi così fastidio a un animale assaggiare quello che noi mangiamo a tavola, uno spumino, un po' di zucchero, un po' di dolce o il salato, che cosa
dà più fastidio loro? Allora, se noi mangiamo sano, chiaramente anche per il cane può mangiare tranquillamente ciò che noi utilizziamo. Se invece siamo abituati a utilizzare una dieta romagnola un pochettino più, diciamo, tradizionale e pesante, quindi il solito maiale che finisce sulla graticola oppure formaggi, ecco, qui in caso lì invece bisogna essere sempre molto attenti e soprattutto delle piccole quantità. Dobbiamo fare attenzione proprio sulle quantità, perché la differenza è quella. Quello che per noi sembra un assaggio, poi per un cane di 5 kg è una quantità considerevole, e quindi quando noi diamo un pezzetto di formaggio di grana oppure una fettina di salame di prosciutto, dobbiamo usarne, non so, un sedicesimo di fetta di salame, è ben poca cosa. Io volevo approfittare di questo momento per ringraziare 3R Ricami, perché ci fornisce sempre tutte le bandane che noi mettiamo agli animali che vengono e che le portano, perché se li guardate nessuno se la toglie, e quindi sono orgogliosi, ognuno col suo colore, e li vedete tutti belli in forma e agghindati. È il ricordo della giornata. Le bandane forse non sono utilizzate molto nella tradizione del cane in Italia, nel nord Europa invece vengono utilizzate tantissimo, e quindi abbiamo preso questo spunto per donare questa bandana, che chiaramente si può intonare al mantello del cane. Come ben sappiamo, sono veramente tante le bandane, i mantelli, le tipicità di colori di mantello nelle razze dei cani, e quindi abbiamo scelto 8 colori. Allora, l'ultima battuta, tanti cani e tutto è andato alla perfezione, non bene, ragazzi, l'appuntamento ritorna al Puppy Party, questo non me lo perdo mai, lo sapete, perché il binomio, un altro binomio eccellente, vincente, secondo me, è cane e bambino proprietario. Tante manifestazioni che noi organizziamo, appunto, c'è il Puppy Party, sono cuccioli e bambini, e quindi per partire col piede giusto fin dai primi momenti, da questo connubio uomo e animale, è bene iniziare con le giuste motivazioni, con le giuste informazioni, da quando sono piccoli entrambi le persone, cane e uomo. Chiamiamole persone tra virgolette, perché gli animali oramai sono all'interno delle nostre case, vengono considerate a pieno titolo parte del nucleo familiare, e come tali dobbiamo considerarli, rispettarli, ma anche educarli.